Momento della rubrica dei consigli utili. Consigli utili. Cari amiche, come procede la giornata? Spero bene, sono le 12 quasi e 9 minuti. Noi siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento, però non poteva mancare la nostra rubrica dei consigli utili. Ci sono dei trucchi per conservare il cibo più a lungo. Quali sono questi trucchi? Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori. Signora, lo so che lei mi sta ascoltando, si fermi un attimo perché questa è una cosa che può essere utile davvero. Per farli maturare più velocemente, perché a volte capita di trovarli poco maturi, eccetera, potete conservarli con la frutta. Ebbene sì, perché l'etilene accelererà il processo. Quelli già giunti invece a maturazione andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, col picciolo rivolto verso l'alto, quindi meglio ancora se uniti in un grappolo. In ogni caso il frigo ne altera il sapore. Se proprio li volete conservare, non in buste di plastica, toglieteli almeno un'ora prima di consumarli. Altro consiglio utile per voi: le banane, per esempio, fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale poi della maturazione aumentano la produzione di etilene. In un'ora, un chilo di banane lasciato a una temperatura di 15 gradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Quindi cosa si deve fare in questi casi? Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà al gas di diffondersi, quindi facendo maturare prematuramente anche il resto del frutto, e quindi conservare le banane separatamente, mi raccomando, l'una dall'altra e non in un unico casco, perché può prolungare la loro vita. Un ultimo consiglio: per esempio un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta assorbiranno invece l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela subito dal sacchetto di plastica e riponetela, perché questo magari molti non lo fanno, e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta, perché la plastica fa aumentare la condensa. Ecco, vincevano le fragole. Un consiglio per evitare di buttarne in pattumiera interi cestini è questo: preparate anche in questo caso un'insalatiera, una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di mele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate, poi risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane, senza sapere ovviamente d'aceto, perché la soluzione è molto diluita. Spero anche oggi di esservi stata utile, domani vi darò altri consigli. Nel frattempo continuiamo con la musica. Studio.